Dovremmo esserci. Aspettiamo che arrivi gente e poi inizierò a parlare. Ok, vedo che la gente inizia ad arrivare e questa è una cosa positiva. Adesso aspetto che arrivi qualcun altro, così possiamo iniziare con i saluti di rito. Va bene, inizio a parlare. Benvenuti a tutti in questo nuovo appuntamento di Virtual Studium. Per chi non lo sapesse, Virtual Studium è il progetto di divulgazione online dell'Università degli Studi di Siena, nata con il supporto di Usiena Campus, Ciclomaggio e Iuredio. Ringrazio, grazie Marta, ringrazio appunto Marta Moschini, il professor Tarcisio Lancioni, delegato alla comunicazione del rettore, e il rettore Francesco Prati per averci dato l'opportunità di poter creare questa serie di incontri, e ringrazio anche tutti gli altri ragazzi che lavorano 24 ore su 24 per farvi compagnia alla fine in questo periodo così particolare. Quindi i ragazzi di Usiena Campus, di Ciclomaggio e Iuredio. Vedo che ho già la richiesta del professor Dago Marzini. Io sono Jacopo, dirigo il progetto Ciclomaggio e faccio parte di Usiena Campus. E vedo già il professor Dago Marzini. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Ciao Jacopo e grazie che ci sta seguendo in questo momento. Si figuri. Vediamo, chiedo se si sente, se tutti mi sentite bene, se sentite bene il professor Dago Marzini. Sentite me? Io sono senza, non ho le cuffie, però mi sento bene, però so che a volte dà problemi. Va benissimo, credo, cioè io ho le cuffie semplicemente perché così non c'è il ritorno e potrebbe essere fastidioso per i nostri ascoltatori. E dicevo, va bene, per chi non lo sapesse, io penso che il professore non abbia bisogno di presentazioni, ma lo presento lo stesso perché mi trovo collegato con il professor Claudio Dago Marzini, che ringrazio per essere qui e per essere anche un nostro caro spettatore e sostenitore. Posso dirlo, vero? Per chi non lo sapesse, il professor Dago Marzini appunto è docente di filologia romanza dell'Università degli Studi di Siena. Alcuni dei suoi ambiti di ricerca sono i romanzi arturiani, la lingua e la letteratura franco-italiana e la lirica italiana antica. Questi sono tanto solo alcuni, poi penso che lei ce ne sappia parlare di più. Direi di entrare subito nella questione, perché negli scorsi appuntamenti di Virtual Studium e aggiungerei anche nel primo appuntamento di Extrema Ratio, che è stato una serie di incontri a cura del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, si è utilizzato il paragone con l'idea della guerra per descrivere ciò che stiamo vivendo oggi alla fine. Però oggi parliamo sì di guerra, ma in particolar modo del concetto di assedio, dell'assedio, che forse può essere un paragone più preciso. E quindi le lascio direttamente la parola, che sicuramente sarà sicuramente molto più esaustivo di me in merito. Ma ci mancherebbe, in realtà ho, come diceva Flaiano, poche idee ma confuse, e penso ci un pochino tutti, no? Capita a tutti noi in questi giorni, ascoltando i TG, leggendo sulla stampa, leggendo sui social, di sentire appunto questo paragone con la guerra, e mi è capitato però anche di leggere da varie parti delle obiezioni rispetto a questa metafora o questa similitudine. Ad esempio, per rimandare a un qualcosa di concreto, è uscito qualche giorno fa su Internazionale un articolo di Anna Maria Testa che si intitola «Smettiamo di dire che è una guerra». Anna Maria Testa è un'esperta di comunicazione e parte da un'analisi molto ben fatta, naturalmente, di come si comunica in questo periodo sull'emergenza del virus. Si parla di paesi in guerra, si parla di trincea negli ospedali, di fronte del virus, di economia di guerra. Ora, riassumo, comunque l'articolo è online per se qualcuno volesse leggerlo, riassumo le obiezioni di Testa, che sono queste, cioè non si può parlare di una guerra perché non c'è un vero e proprio nemico, non possiamo dire che il virus è il nostro nemico, non ci odia, semplicemente si limita a fare la sua vita,
I medici non sono dei soldati che noi stiamo mandando in battaglia e non stiamo chiedendo loro di fare un sacrificio ineluttabile, anche se poi molti di loro lo fanno. Allora mi sono interrogato su quale potesse essere un paragone migliore e tutto sommato quello dell'assedio, con tutti i limiti del caso, con tutti i distinguo del caso, mi sembra un campo metaforico migliore di quello della guerra e vorrei così provare ad approfondirlo dal punto di vista che è mio, dalla prospettiva che è mia. Preciso subito che non sono uno storico del Medioevo, sono appunto un filologo romanzo, quindi mi occupo di testi, di letteratura, di testi narrativi e finzionali prima che di testi storici. Quindi vorrei provare a fare questa chiacchierata per vedere se da questo paragone con l'assedio esce qualcosa di più produttivo per descrivere lo stato in cui siamo, perché di fatto noi stiamo vedendo più che una guerra gli effetti di una guerra. Quindi è vero che gli Sì. ospedali si trasformano in ospedali da campo, in ospedali di trincea, esattamente o in modo molto simile a come accade quando c'è un combattimento. L'economia va in crisi esattamente come quando siamo in combattimento e noi ci troviamo chiusi nelle nostre case o dovunque siamo esattamente come quando c'è un assedio o c'è un nemico alle porte, con la grande differenza che noi questo nemico non lo vediamo, non sappiamo esattamente chi sia, come si combatte e siamo qui e fondamentalmente ad aspettare una soluzione. Insomma, queste sono un po' le idee per iniziare. Parliamo un pochino di assedi, allora. Sì, certo, Allora, le lascio cartacei, quindi e carta poi insomma, bianca. mi intermini anche insomma, chi ci segue può naturalmente interromperci con domande e chiedere Certo, qualsiasi altra cosa. i nostri spettatori lo sanno che possono inviarci domande in qualsiasi momento e ci penserò io poi a rispondere Notare. come. Sì. Dunque, forse la cosa. Una cosa che vorrei dire per iniziare e che mi ha interessato anche seguendo le vostre iniziative, i vostri incontri, che il Medioevo sia comunque un termine di paragone che è tornato in altri casi, no? Per parlare di questa situazione inedita che stiamo vivendo. Penso in particolare agli interventi delle professoresse Tonelli e Piccini che hanno parlato da punti di vista diversi, esattamente di epoca medievale o di testi medievali, per cercare un po' una sponda con quello che stiamo vivendo noi. Se parliamo di assedi, naturalmente, i punti di vista da cui possiamo partire sono diversi e provo a toccare, rapidamente, per sommi capi, i punti più interessanti di che cosa è un assedio, di che cosa sappiamo sugli assedi. Ma intanto una cosa interessante è che in antichità si sono prodotti dei manuali sugli assedi. Quindi era una situazione, quella dell'assedio, che a loro, cioè agli uomini antichi e medievali, capitava di vivere nel corso di una vita molto più spesso di noi. Cioè, noi fortunatamente non conosciamo, noi insomma, della generazione a cui appartengo io, appartieni tu, appartengono molte persone che ci seguono, non abbiamo vissuto una guerra e non ci siamo trovati assediati. E loro ci si trovavano spesso, era quindi una situazione nella quale nel corso di una vita uno si trovava una o più volte. Esisteva una manualistica su come assediare e su come difendersi dagli assedi, che ha un nome molto preciso, cioè la poliorcetica. Gli assedi esistono da quando esistono gli uomini, quindi da quando esistono le guerre. Nella Bibbia ci sono diverse narrazioni di assedio, poi magari su qualcuna di queste narrazioni abbiamo l'occasione di tornare. Nel mondo greco si precisano le tecniche, i caratteri degli assedi e poi anche nel mondo romano. E nel Medioevo, che sarà epoca di moltissimi diversificati e costanti assedi, arrivano i testi medievali che vengono poi tradotti nelle varie lingue. E due sono sostanzialmente le fonti sulla conoscenza delle tecniche di assedio, e cioè Vegezio e Vitruvio, che vengono letti in latino, poi vengono anche tradotti nelle varie lingue romanze e germaniche, e tutto ciò che gli uomini medievali sanno di assedio dal punto di vista libresco è quello, poi naturalmente vanno a precisare le proprie tecniche. Provo a toccare un paio di punti, poi naturalmente mi interrompi e Certo, cerchiamo certo. di approfondire eventualmente altri aspetti. Che cosa sappiamo, che cosa ci dicono questi manuali?
ci dicono intanto che gli assedi, e questo è un primo punto di paragone con la situazione che stiamo vivendo noi, normalmente si portavano in primavera. Quindi si evitava normalmente di iniziare un assedio d'inverno, si portava in primavera per varie ragioni. Una di queste ragioni era che era più facile in primavera accendere i fuochi rispetto al periodo invernale, ma allo stesso tempo non faceva così caldo come durante una piena estate, perché naturalmente chi assedia deve tener conto non solo delle condizioni di difficoltà degli assediati, ma anche del proprio esercito. Quindi è una condizione di grande fatica anche per gli assedianti, oltre che per gli assediati. Ci sono sostanzialmente due modi, o comunque le fonti si concentrano su due modi principali per prendere un castello, una fortezza che si protegge da un assedio. Il primo modo è prenderla per fame o per sete. Quindi bisogna prolungare il più possibile questo assedio, se non si riesce a espugnare la città fino a che gli assediati non crollano e finiscono per arrendersi, per consegnarsi. Più si va avanti, più naturalmente si riusciranno a negoziare delle condizioni di resa sfavorevoli per gli assediati, che saranno in una posizione talmente debole, non potranno difendersi in nessun modo e dovranno in qualche modo cedere. E l'altro grande modo era invece espugnando la città, cioè portando degli attacchi. Normalmente abbattendo le porte della città, abbattendo delle parti di mura o scalando le mura stesse. E anche su questo il Vegezio, Vitruvio e altri si soffermano. Ad esempio, per far crollare un muro si possono scavare dei fossati sotto le mura stesse, facendole collassare, facendo cadere dei pezzi di muro e poi entrando dentro. E poi l'altro metodo, naturalmente, è quello delle catapulte, no? Che lanciano dei proiettili ad abbattere delle sezioni di fortificazioni e poi nei secoli successivi con la polvere da sparo anche l'artiglieria, i cannoni, tutte le cose che conosciamo. Dico magari un'ultima cosa su questi aspetti tecnici, e cioè che una cosa particolarmente difficile per chi era assediato nei mesi precedenti all'assedio era integrare le persone che dalle campagne si portavano in città. Naturalmente l'avanzata del nemico cominciava già settimane prima dell'assedio propriamente detto, si spargeva voce nelle campagne intorno al castello che stava arrivando questa minaccia e quindi si riversavano all'interno delle fortezze un numero impressionante di persone. Questo aggravava poi in un secondo tempo le sorti dell'assedio. Si capisce facilmente perché naturalmente insomma, una popolazione all'interno di un castello si vedeva raddoppiare, triplicare, moltiplicare con l'arrivo di queste persone dall'esterno. Questo facilitava naturalmente la carestia, uno dei due problemi abbiamo visto che era l'approvvigionamento di cibo e di acqua, quindi sì, era molto più facile essere presi per mancanza di cibo e poi si diffondevano delle malattie. Quindi all'interno dell'assedio, e questa è un'altra cosa che ci tocca per la condizione in cui siamo oggi, era che si diffondevano delle malattie portate eventualmente dall'esterno e quindi chi era assediato doveva affrontare oltre a una minaccia esterna anche una minaccia interna. Noi rispetto a quest'ultimo punto che ho toccato abbiamo visto un po' la cosa contraria, no? C'è stata piuttosto una fuga dalle città verso la provincia. Tutti quanti abbiamo visto quelle immagini, telegiornali delle persone che di notte da Milano prendevano il treno per andarsene. E questo perché le città assediate dal virus sono andate rapidamente in crisi e quindi si è cercato di tornare verso le proprie case, poi insomma, a volte senza troppa lungimiranza e quindi poi andando a diffondere l'epidemia in altre zone del paese. Però magari mi faccio una pausa se sono stato troppo Sì. rapido su No, alcune cose. devo dire che è stato abbastanza esaustivo. E mi sorge una domanda perché lei ovviamente ha parlato dell'esistenza nel Medioevo di alcuni manuali su come effettivamente fare un assedio. Però quasi mi stupisce del contrario, il fatto che non esista un manuale per come difendersi da un assedio, quasi. O non so se effettivamente esista qualcosa del genere. Sì, allora diciamo, esiste inglobato all'interno di questi manuali di poliorcetica. È vero che la maggior parte delle informazioni riguardano
chi fa un assedio, ma in modo complementare riguardano anche gli assediati. Quindi all'interno di queste opere, di alcune di queste opere, si danno anche dei cenni su come si fa a vivere all'interno di un assedio e si insiste su alcuni punti principali. Il primo punto è la resistenza. Resistere equivale, visti i problemi che dicevamo prima, a procurarsi acqua e a procurarsi cibo in qualsiasi modo, scavare dei pozzi, a trovare a seconda della conformazione del luogo, la possibilità di inviare qualcuno a procurarsi nella foresta del cibo, insomma, cose di questo genere. Poi si parla soprattutto di come debbano essere fatte le mura. Quindi si può parlare naturalmente di palizzate, di mura di pietra, di mura di terra, a seconda delle epoche e dei luoghi. Le mura devono essere naturalmente ben salde e le principali differenze riguardano poi il periodo storico di cui stiamo parlando, no? Insomma, è conoscenza abbastanza diffusa che in epoca medievale le mura tendono a essere alte e tutto sommato abbastanza sottili. Questo perché bisognava affrontare un certo tipo di catapulte e poi invece quando bisogna affrontare le palle di cannone, le mura tendono a essere un po' più basse e più spesse per far fronte ad una potenza di fuoco e una potenza distruttiva molto maggiore. Quindi le città che hanno mura cinquecentesche, normalmente penso ad esempio a Lucca, hanno delle mura piuttosto spesse perché devono affrontare le palle di cannone. E poi ci Sì, sono in penso realtà anche. anche l'aragonese di Taranto è famoso per la sua conformazione. Esattamente. E poi insomma ci sono tecniche, queste le conosciamo anche dai film, dalle serie TV medievali. Ad esempio, per contrastare la scalata delle mura da parte dei soldati assedianti, ci sono vari modi: olio bollente, pece bollente da gettare sulle teste degli assedianti. E poi altri due aspetti su cui si sofferma la manualistica relativa agli assedi, è la preghiera, cioè tenere alto il morale con la speranza e con la preghiera, con la fede. E soprattutto un altro aspetto che viene toccato è quello di sventare i tradimenti, perché basta naturalmente una sola persona, un solo traditore che si faccia corrompere e che apra un varco ai nemici, apra le porte ai nemici e dica loro: passate da questa torre, da questo punto del barbacane e vi faccio entrare, che naturalmente era finita per tutti quanti. E anche in questo possiamo trovare tutto sommato un parallelo con la nostra situazione, perché Sì, siamo sicuramente. tutti barricati e basta che una persona tradisca, se posso usare questa metafora, questa parola, perché il contagio continui ad espandersi. Anzi, direi che questa metafora sia quasi inquietante se ci pensa un po' il fatto che da una persona si possono creare delle conseguenze terribili e quasi paragonarlo a un tradimento, però non, direi piuttosto di soffermarci adesso sul punto di vista degli assediati. L'altro giorno con la professoressa Natascia Tonelli abbiamo parlato anche di una questione che ci sta particolarmente cara, ossia, e che voglio poi anche parlare con lei. C'è la questione dei morti, effettivamente, si è parlato durante il Decameron, cioè durante la peste del Decameron, si erano stati, diciamo, erano stati sospesi i riti funebri e mi chiedo, nella condizione d'assedio, i riti funebri vengono lo stesso sospesi? Come si è comportata appunto diciamo, la popolazione nei secoli scorsi sotto assedio in questi casi, soprattutto in merito? Sì, 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 sì. naturalmente rischio di dare una risposta che può essere facilmente contraddetta da gli specialisti di storia medievale, no? Io poi, ecco, gli assedi che conosco li conosco soprattutto da un punto di vista letterario. Credo che tutto dipenda molto dalle condizioni, dalle variabili che sono in gioco. Naturalmente in un piccolo castello avere molti morti e tenerli all'interno e non riuscire a, scusa la parola, smaltirli può essere un problema perché può iniziare appunto un'epidemia. Castelli più grandi immagino che potessero permettersi invece di tenere all'interno i propri morti. E spesso la cosa, insomma, che forse posso dire è che questi assedi avevano una durata lunghissima.
uno degli assedi di cui potremmo parlare tra qualche minuto è quello del castello dei Catari di Montségur. È un assedio che dura quasi un anno, cioè che va da una primavera alla primavera successiva. Quindi naturalmente in questo periodo c'è una notevole mortalità. È un po' difficile rispondere a questa domanda perché spesso non sappiamo che cosa accadesse all'interno. E questo è l'altro punto che a un certo momento volevo trattare, e cioè che i documenti storici che ci danno, dai quali ricaviamo delle notizie sugli assedi, hanno una prospettiva che è fortemente centrata sul fuori. Quindi ci danno delle notizie soprattutto sulle azioni militari, e questo significa che prevale la prospettiva degli assedianti, dei movimenti di macchine, i movimenti delle catapulte, i tentativi reiterati di prendere le mura, eccetera, eccetera. Non sappiamo in molti casi realmente che cosa accadesse dentro le città assediate, oppure lo sappiamo da prospettive molto specifiche. Ad esempio, in questo assedio di Montségur di cui parlavo un secondo fa, abbiamo una serie di interrogatori da parte degli inquisitori dopo che la città era stata presa. E a loro non interessava tanto cose che possono interessare a noi, cioè come vi sentivate, come passavate la giornata, cosa speravate. Volevano sapere sostanzialmente se questi avevano continuato a fare dei riti catari durante la città, quindi se l'eresia continuava a esistere, se loro erano disposti ad abiurare. Quindi fanno delle domande molto precise e noi dobbiamo ricostruire tutto a partire da queste poche risposte che otteniamo. Diversa è la prospettiva dei testi letterari, cioè dove non arriva la storia che parla dei fatti, ma seleziona soltanto alcuni fatti specifici, possiamo arrivare con l'immaginazione o anche con la menzogna letteraria, che però è una menzogna che illumina la verità a volte meglio dei racconti veridici, no? E questo forse, insomma, ci invita anche a interrogarci su qual è la funzione della letteratura, ed è un'altra delle riflessioni che sento fare in questi giorni, alle quali si può assistere in questo periodo. A che cosa serve la cultura in generale, a che cosa serve la letteratura? Serve come intrattenimento, ha un'altra funzione, ci può dare delle risposte in periodi di emergenza? All'ultima domanda forse si può rispondere di no. I letterati o i libri non credo che siano adatti a gestire le emergenze, no? Perché c'è bisogno di tempo per scrivere un libro, per riflettere, per leggerlo, per pensarci su e scrivere qualcos'altro. Possono avere una funzione di intrattenimento. Una delle poche, dei pochi filoni anche economici che vanno avanti pur con enormi difficoltà in questo periodo è quella dell'industria culturale, e non parlo soltanto di editoria che ha degli enormi problemi, parlo anche del cinema, cioè delle serie TV, dei film che vengono trasmessi alla TV. In questi giorni tutti quanti noi stiamo facendo un uso smisurato di Netflix e annessi connessi, e anche però di libri. E allora una funzione può essere quella dell'intrattenimento. Ora, naturalmente dal punto di vista che è mio, cioè di qualcuno che per lavoro ha scelto di occuparsi di letteratura, pensare che la letteratura esaurisca la propria funzione di intrattenimento mi fa un po' male e non mi trova esattamente d'accordo, no? E allora mi viene da dire che la letteratura no, non può fare solo questo, cioè adesso dobbiamo accontentarci dell'intrattenimento, ma quello della letteratura, della cultura in generale, deve essere un altro scopo, un altro obiettivo, che è quello di fare un riesame del proprio vissuto. E allora, sempre, insomma, nei vari dibattiti di questi giorni si dice, figuriamoci adesso, tutti gli scrittori staranno scrivendo il romanzo sul coronavirus, staranno scrivendo il romanzo ucronico, distopico, quello che volete, sul coronavirus, e speriamo che qualcuno lo faccia e che lo faccia anche bene, cioè che ci aiuti non adesso, perché appunto la letteratura non funziona in stato emergenziale, ma tra 2 anni, 5, 10, a capire realmente che cosa è successo, perché forse adesso stiamo faticando un po' tutti a capirlo e metteremo insieme delle idee faticosamente nei prossimi anni, studiando meglio i numeri, capendo realmente che cosa è successo, che cosa abbiamo sbagliato. Quindi la funzione della letteratura, per come la vedo io, dovrebbe essere
più questa che non l'intrattenimento, cioè riesaminare criticamente il proprio vissuto, interrogarsi, soffrirci se è il caso, e però poi arrivare a capirci qualcosa di più. Ma mi sono perso. Per trovare... No, si figuri, anzi è stato trovato molto costruttivo, e il sunto del... si può essere anche trovare un senso a queste esperienze. Questa è stata, diciamo, una delle tematiche che abbiamo più trattato. Cioè, oggi ci chiediamo tutti quale sia effettivamente il senso di questo periodo che stiamo vivendo. Ci dicono pure tra i commenti la letteratura servirà a ricostruire. Penso all'intervento sempre della Tonelli che ha spiegato che i ragazzi del Decameron non si rifugiano nella letteratura per salvarsi, la letteratura non salva assolutamente, ma aiuta sicuramente a vivere il dramma della peste con un viso diverso, un nuovo stato d'animo. Sì, sono bene, non so se ci sono delle domande dal pubblico che mi sono perso, non so se lei nel frattempo vuole parlarci di qualche altro assedio, magari qualche ferro, qualche chi. Sì, allora, io ho pensato ad un paio di assedi e anche, insomma, tra le letture consigliate, che non ricordo nel vostro rito se se ne parla alla fine. Sì, se ne parla alla fine, però può essere, non so, uno spunto per... Non so, chiudere in bellezza il nostro incontro. Bene, allora, dunque, intanto, come dicevo, di assedi famosi ce ne sono moltissimi. Prima parlavo della Bibbia, no? C'è un libro molto bello, molti libri della Bibbia, io me ne sto occupando in questo periodo per le traduzioni medievali, sono delle narrazioni fantastiche, sono dei micro romanzi perfettamente compiuti. C'è un libro biblico, che è quello di Giuditta, che ci parla di un assedio. Molto brevemente... Oloferne, che è il generale dell'esercito degli Assiri, porta il proprio assedio di una cittadella del popolo di Israele, che si chiama Betulia, e ci parla esattamente delle cose che dicevamo, quindi tagliano alcuni canali che riforniscono la città di acqua, e nel giro di pochi giorni gli assediati non ce la fanno più. Il popolo eletto quindi si rifugia nella preghiera, ma anche la preghiera non salva nel momento in cui si ha sete e si sta per morire. Quindi alla fine si danno cinque giorni nei quali si attende l'aiuto da parte di Dio, altrimenti si arrenderanno al nemico. E viene fuori una donna, una vedova, che si chiama Giuditta, per l'appunto, e che dice: state sbagliando, non si può dare a Dio un termine, non gli si possono chiedere 5 giorni, un termine imposto da noi, deve essere diverso il modo di agire. E si incarica di portare una missione, di essere lei protagonista di una missione di riscatto, e usando le armi della seduzione si infiltra nel campo degli Assiri, si fa bella, erano anni che si vestiva da vedova senza curare la propria bellezza, si fa bella, attira Oloferne in una notte di gozzoviglie, lo fa ubriacare, e una volta che Oloferne è ubriaco gli taglia la testa. Tra l'altro questa è una scena molto famosa, anche in pittura, insomma nella storia dell'arte, e quindi è così il suo modo di libera dall'assedio il proprio popolo grazie a un'azione individuale e alla propria bellezza. Un altro assedio famoso è l'inizio del Lancillotto. Il romanzo di Lancillotto è uno dei più bei romanzi medievali, purtroppo non leggibile ancora in una traduzione in italiano, ma ci stiamo lavorando in questi mesi, faccio parte di un gruppo di persone che stanno traducendo in italiano anche il Lancillotto. Inizia con un assedio bellissimo, l'assedio della città di Treb, che è la città del padre di Lancillotto, che è un neonato, e ci sono dei momenti molto belli che ci fanno capire come si vive dentro l'assedio. Uno di questi momenti è quello in cui gli abitanti assediati, stremati dalla sete, stremati dalla fame, trovano finalmente un allocco, cioè un uccello, dentro a uno degli interstizi delle mura.
e si chiedono miracolosamente come è possibile, per quale miracolo questo allocco non è scappato, non è volato via insieme ad altri uccelli, perché le mura erano crivellate dai colpi di catapulta. Questo allocco si è attardato e loro fanno un banchetto fenomenale con questo uccello. Quindi nei giorni di assedio anche una cosa piccola come trovare un uccellino può essere meravigliosa per gli abitanti di una città assediata. E i due assedi su cui mi concentrerei un pochino di più sono quello di Monsegur e poi un assedio letterario che è l'assedio della città di Lisbona. E sono appunto questi i due libri, parlo brevemente dei due libri che ho consigliato. Il primo è un libro storico, è il libro che si intitola appunto L'assedio di Monsegur, che in francese in realtà ha un altro titolo, si chiama Le Bûcher, cioè il rogo di Monségur, quindi fa già uno spoiler sul finale. È un libro di Zoé Oldenburg che parla di varie azioni di guerra, di vari assedi portati durante il 200 nel corso della crociata contro gli albigesi, e poi si concentra sul più grande di questi assedi, su quello decisivo, che è l'assedio di questa cittadina, Monségur, che si trova nel sud-ovest della Francia, tra Tolosa e un po' a nord di Andorra, quindi siamo sopra i Pirenei, diciamo. E molto in breve, questo assedio durò circa tra i 9 e i 10 mesi, cioè inizia nella primavera del 1243 e finisce nella primavera del 1244, quando l'esercito francese assedia questa rocca che è l'ultimo bastione dei Catari, cioè dei portatori di questa eresia, sono chiamati anche albigesi. E sappiamo varie cose, soprattutto però dalle fonti storiche. Quindi sappiamo come sono andate le cose fuori, meno di come sono svolte le cose all'interno della fortezza. C'erano circa 300 persone all'interno di Monségur, alcuni erano dei perfetti, cioè dei catari, persone che aderivano all'eresia catara, che si erano portati appunto all'interno di questa rocca che si trovava su una montagna, quindi era particolarmente difficile da assediare. E questa è una delle varie ragioni per cui l'assedio si è prolungato così a lungo. L'altra ragione è che ci furono delle piogge abbondanti nel corso di quella primavera e poi anche subito dopo l'estate, che permisero, attraverso dei ruscelli, dei canali, di avere un approvvigionamento di acqua per diversi mesi. Quindi a un certo punto sembrava che gli assediati potessero respingere gli assedianti, che anche loro a un certo punto avevano un problema di rifornimenti. Così purtroppo non fu, perché un barbacane, una parte di questa roccaforte fu presa, quella orientale, ci furono delle scalate vere e proprie, e gli assedianti riuscirono alla fine ad aprirsi un varco, a uccidere le guardie e a prendere il castello. Una delle ultime notti prima della resa, due dei perfetti, due di questi eretici, riuscirono a portare in salvo il tesoro dei Catari e a nasconderlo in una foresta vicina. E dopo alcuni giorni la fortezza cadde e chi non abiurava, chi non diceva, insomma, di abbandonare la propria eresia, veniva bruciato sul rogo, e così fu. E questa è la fine tragica di Monségur. E l'altro assedio, sì, puoi dirmi qualcosa? No, pensavo avesse concluso, prego. Dico soltanto con quest'altra cosa, poi forse ne abbiamo parlato abbastanza di assedi, è sull'assedio di Lisbona, che è un altro assedio storico reale, in cui però storia e letteratura trovano una singolare unione, perché su questo assedio di Lisbona, che risale al 1147, è stato scritto un bellissimo romanzo da parte di José Saramago, il principale, più importante autore di lingua portoghese contemporanea. E qui ci sono due dimensioni di cui parlavamo prima, cioè la dimensione della storia, il punto di vista della storia e il punto di vista della letteratura. E di cosa parla questo romanzo, che si intitola Storia dell'assedio di Lisbona? Parla inizialmente di un testo storiografico che viene sottoposto ad una casa editrice, e un revisore editoriale che si chiama Raimundo Silva si trova a correggere le bozze, scusate, di questo che si chiama appunto, questo testo che si chiama Storia dell'assedio di Lisbona. Testo molto informato e molto interessante, anche un po' noioso, crudi fatti che si sommano ai fatti. E
cos'era successo? Che, insomma, che Lisbona in realtà era stata presa dagli arabi già nell'VIII secolo, cioè nel 711 Lisbona diventa città del regno musulmano iberico e va avanti sotto questo governo per molti secoli, fino al 1147, quando nell'ambito del movimento cosiddetto della Reconquista, cioè della riconquista cristiana dei regni musulmani della penisola iberica, c'è un tentativo di riprendere la città e un esercito di crociati aiuta i portoghesi ad assediare Lisbona per espugnarla. Quindi la storia dell'assedio di Lisbona è questa, che si conclude appunto con il successo dei crociati che si riprendono la città. Che cosa fa Raimundo Silva, il personaggio di Saramago? A un certo punto, preso in un momento di delirio, aggiunge un non. Si limita a fare questo, cioè a fare il contrario di ciò che dovrebbe fare un correttore di bozze, cioè scrive che i crociati non aiutarono i portoghesi a espugnare la città di Lisbona. Minacciano di licenziarlo quando si rendono conto di questa sua intrusione in un testo storiografico, si chiedono anche cosa gli sia saltato in testa, fino a che una funzionaria della casa editrice ha un'idea, dice: ma ci racconti lei la vera storia dell'assedio di Lisbona? Quindi invita Raimundo Silva a scrivere la sua personale storia, cioè una storia in cui la letteratura interviene a raccontarci una menzogna che però per certi aspetti può essere più vera della storia stessa. E allora Raimundo Silva si trova a raccogliere questa sfida e a scrivere il proprio romanzo sulla vera storia, cioè sulla falsa storia dell'assedio di Lisbona, e con poi la vicenda abbastanza complessa. Comunque c'è un soldato che è il suo protagonista, che si chiama Mogheime, che compie varie gesta durante queste azioni di riconquista e si innamora di una donna che si chiama Uroana, che è la concubina di un altro mercenario, un guerriero germanico che combatte nel suo stesso esercito. E in questi due personaggi Raimundo Silva proietta se stesso e la bella funzionaria della casa editrice che gli ha dato questo incarico, e quindi c'è una storia parallela tra l'assedio vero di Lisbona, l'assedio inventato, e la storia d'amore che Raimundo Silva si trova a vivere con questa donna. Il tutto con delle bellissime descrizioni della città di Lisbona, tra presente, il romanzo del 1989, e il suo passato medievale. In questo Saramago è bravissimo. Penso che sia stato molto abile nel pubblicizzare questi libri, quindi io per prima credo che il libro di Saramago lo leggerò. Direi che siamo arrivati alla parte finale, cioè alla fine, alla conclusione di questo piccolo incontro. So che lei ha pubblicato un libro recentemente, e quindi nessuno ricorda il titolo, se vuole rinfrescare. Sì, sono anch'io autore, insomma, mi macchio anch'io di questa colpa di essere romanziere in questi giorni, anzi sono impegnato, è stranissimo dover fare anche la promozione del libro tramite queste formule alternative, no? Perché sono venuti meno i vari saloni, fiere, eccetera, quindi è tutto spostato in questa dimensione digitale. Ma io ho scritto un romanzo che in realtà poi non parla di assedio, quindi ci porta lontano dall'argomento della chiacchierata. Si intitola Ai sopravvissuti spareremo ancora, una storia su una provincia. Il titolo sembra vicino al nostro tema. Comunque sia, io la ringrazio per aver passato con noi questo pomeriggio. Ringrazio sempre i ragazzi di Usina Campus, Ciclomaggio e Uredio, che lavorano 24 ore su 24 per noi, per tutti voi anche. Ringrazio ancora un'ultima volta lei. Ricordo che per chi ci segue che i consigli di lettura del professor Lago Marzini verranno pubblicati sulle storie Instagram, e consiglio a tutti di mettere mi piace alle pagine di Usina Campus, di Uredio e di Ciclomaggio, per restare connessi, per restare aggiornati anche con tutte le novità che appunto stiamo producendo in questi giorni. Io direi che per oggi il nostro incontro si conclude qui. La ringrazio ancora una volta e a presto. A presto, grazie mille.